Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come preparare un budino al cioccolato che ha dell'incredibile. È facile, veloce e semplice da preparare. Se per caso state cercando un dessert goloso e cioccolatoso allo stesso tempo, questo è il video perfetto per voi. La sua caratteristica gelatinosa lo contraddistingue e oramai sta spopolando sui social. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. Iniziamo la nostra ricetta triturando 200 g di cioccolato fondente al 60%. Poi prendiamo una ciotolina con dell'acqua freddissima e lasciamo in ammollo per 10 minuti 16 g di gelatina. Prendiamo un pentolino, ci versiamo 550 ml di latte intero, 400 ml di panna fresca, 100 g di latte condensato. Chi non ha visto il nostro video può guardare il link in alto a destra. 70 g di zucchero di canna integrale, 2 g di caffè solubile, i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon. Mescoliamo per bene, poi quando vedremo che raggiungerà l'ebollizione, spegniamo il fuoco e aggiungiamo qualche cucchiaio del nostro composto di latte a 40 g di cacao amaro. Anche qui mescoliamo per bene per far amalgamare il latte e riaggiungiamo il nostro composto a quello di prima. Mescoliamo per bene e infine aggiungiamo il cioccolato che avevamo triturato in precedenza. Con un magico frustino andiamo ad amalgamare per bene tutti i nostri ingredienti. Infine aggiungiamo la gelatina e mescoliamo finché quest'ultima non si sarà ben amalgamata al nostro composto. Adesso andiamo a travasare tutto dentro un passino con maglia fine, in modo da eliminare eventuali grumi. Subito dopo riempiamo un contenitore di acqua congelata, mettiamo qualche cubetto di ghiaccio, poi ci andiamo a trasferire la ciotola con il nostro composto. Mescoliamo per 5 minuti con movimenti lenti, poi trasferiamo la nostra ciotola nel freezer e ogni 2 minuti diamo una mescolata. Alla fine di questo processo la consistenza da ottenere dovrà essere budinosa. Per questa ricetta avremo bisogno di uno stampo un po' particolare, di forma cilindrica con due basi quadrate ai lati, di misure 24x9x6 di altezza. Lo andiamo a coprire delicatamente con un foglio di carta da forno e ci andiamo a trasferire il nostro composto. Questa è la consistenza che deve avere. È bella budinosa. Dobbiamo riempire la teglia proprio fino all'orlo. Poi prendiamo i fogli di carta da forno laterali e andiamo a coprire il nostro budino. Lo lasciamo a riposare nel frigo per almeno 12 ore. Passato il riposo in frigo, ecco qua il nostro budino. Adesso andiamo a togliere prima di tutto la carta da forno nella parte superiore. Poi con coraggio appoggiamo un piatto da portata e giriamo tutto. Togliamo l'involucro e piano piano anche la carta da forno. Qui potrete ammirare la perfezione e la bellezza di questo dolce. Ultimo tocco lo andiamo a spolverizzare con del cacao amaro. Guardate com'è bello budinoso e godurioso! Andiamo a bagnare un coltello con dell'acqua calda, lo asciughiamo un pochino, poi tagliamo il nostro fantastico budino. Come potete notare, all'interno è perfetto, proprio bello da vedere. Liscio e lucido come non mai. Ammirate questo budino in tutto il suo splendore! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meraviglia di una torta mousse. Ragazzi,
ragazzi, è proprio Jiggly, una cosa pazzesca. Questa è proprio la caratteristica di questa torta mousse. È leggera, vellutata, fatta veramente bene. Il protagonista è sicuramente il cioccolato e il suo gusto viene accentuato da quel pochino di caffè che abbiamo aggiunto. Insomma ragazzi, è pazzesca, semplicissima e velocissima da preparare. Assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.